Roberto Renzi in conclave con l'avvocato Chiara Schiavi e in continuo contatto con i legali di Federazione Sindacato Calciatori per rispettare la scadenza di oggi, quella che concerne il debito sportivo. Per la FIGC ballano quasi 900.000 euro, per il presidente rossoblu 377.000 in meno. Di sicuro ne va della filiazione della nuova associazione sportiva San Benedettese e dunque del salvataggio di titolo sportivo e categoria. Renzi starebbe completando il pagamento di circa 350.000 euro di stipendi di febbraio, marzo e aprile. Il resto è stato sistemato dalla fideiussione della stagione passata. Ma il punto adesso è un altro. È che la FIGC, articolo 52 delle NOIF alla mano, pretende che vengano corrisposti pure i contributi INPS. E qui serve un'ulteriore specifica. Il totale è di 511.000 euro. 377.000 riguardano le mensilità da settembre a febbraio, i restanti 134.000 quelle di marzo e aprile. Renzi sarebbe disposto a pagare l'ultima parte che non gode della sospensiva Covid. I 377.000 invece sì. Il presidente rossoblu vorrebbe avvalersi della legge nazionale e chiedere una proroga rispetto a quelli. Non è d'accordo la federazione, che dal canto suo fa riferimento al citato articolo 52 delle norme organizzative interne federali e reclama l'intero 500.000 spicci. Siamo all'ennesima giornata da vivere con il fiato sospeso. Serve un altro sforzo a Roberto Renzi per non mandare in fumo i due assegni circolari da 540.000 euro staccati all'asta fallimentare e mantenere la Samba in Serie C.